Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Immacolata Madonna di Boschi, prega per noi. Carissimi, abbiamo finora spiegato cinque dei sacramenti istituiti in nostro Signore Gesù Cristo: battesimo, la cresima, l'eucaristia, la penitenza, l'unzione degli infermi, prima si diceva estremunzione. Questi cinque sacramenti, sebbene osserviamo, sono tutti ordinati al bene individuale delle anime, perché promuovono la perfezione dell'uomo considerato nel suo essere personale e individuale. Ma ci sono anche due sacramenti destinati dal loro istitutore a promuovere il bene comune, il perfezionamento di tutto il corpo della Chiesa, e sono l'ordine e il matrimonio. Il primo serve a formare il governo gerarchico necessario alla Chiesa perché possa sussistere e progredire nel mondo. L'altro a moltiplicare e perpetuare sulla terra, mediante la generazione naturale, i figli di Dio, che saranno un giorno i cittadini del cielo. Ed è appunto di questi due ultimi sacramenti che resta ancora da parlare. Oggi cominceremo dal primo, che è l'ordine sacro. Questo sacramento è di capitale importanza nella Chiesa perché è, possiamo dire, la fonte di tutti gli altri. Togliete infatti l'ordine sacro ed eccovi mancare vescovi, sacerdoti, sacramenti e sacrifici. Chi allora amministrerebbe fedeli gli altri sacramenti? Chi offrirebbe per essi il divin sacrificio? Chi li istruirebbe nelle cose spirituali? Chi li indirizzerebbe per la via della salute? Non è fuori luogo quindi che tutti i cristiani, sebbene ricevano questo sacramento, lo abbiano a conoscere e apprezzare in tutta la sua eccellenza, perché possano, se non altro, formarsi una giusta idea dell'augusto ministero ecclesiastico e circondare della debita stima e venerazione tutti coloro che ne sono investiti. Vedremo oggi la natura di questo sacramento, la sua divina istituzione e i suoi effetti. Che cos'è l'ordine sacro? L'ordine sacro è quel sacramento che crea i sacerdoti e più propriamente, come dice il Catechismo, quel sacramento che conferisce a certe persone la potestà di compiere le azioni sacre riguardanti l'Eucaristia e la salute delle anime. La parola ordine in generale significa disposizione o collocamento di ciascuna cosa al suo posto e trattandosi di persone significa la relazione che passa tra l'una e l'altra riguardo al grado o dignità che occupano. Non è però in questo senso che si deve chi prende la parola ordine sacro, bensì in quello di un apposito sacramento, ossia rito sacro costituito da Gesù Cristo che imprimendo nell'anima un carattere indelebile, consacra irrevocabilmente una persona al Signore e le dà autorità di compiere funzioni ecclesiastiche e la grazia di santamente esercitarne. Esso si chiama ordine unicamente perché coloro che lo ricevono passano per diversi gradi e ordini, oppure perché sono collocati in un ordine opposto distinto e superiore allo stato di semplici fedeli. Questo sacramento era assolutamente necessario alla Chiesa. Gesù Cristo infatti è venuto sulla terra per salvare le anime illuminandole con la luce della verità e santificandole con la sua grazia, dove necessariamente prima di partire da questa terra scegliere chi continuasse dopo di l'opera sua, se voleva che essa si perpetuasse nel mondo. E scelse in realtà i suoi apostoli affidando loro la sua stessa missione e comunicando loro la sua stessa autorità. Ma anche gli apostoli dovevano un giorno morire e, se fosse con essi cessato il sacerdozio, sarebbe mancato per tutti i secoli futuri chi istruisse, governasse e santificasse i fedeli. Quindi la religione di Gesù Cristo e la Chiesa lui fondata si sarebbero spente con loro. Un po' alla volta si sarebbe perduta affatto ogni memoria di lui, il mondo sarebbe ripiombato nelle tenebre di prima e l'opera di Cristo sarebbe divenuta affatto inutile per gli uomini. Ecco dunque la necessità che si istituisse un sacramento in forza del quale
potessero trovarsi sempre dei sacerdoti che avessero l'autorità e la missione stessa che Gesù Cristo venne a compiere tra gli uomini, annunciassero la sua legge, comunicassero ai fedeli la sua grazia per mezzo dei sacramenti e li indirizzassero a salute. E questo sacramento fu appunto l'ordine sacro mediante il quale Gesù Cristo trasmise ai suoi apostoli non solo il sacerdozio, ma la pienezza del sacerdozio, che è l'episcopato, ossia l'autorità di creare indefinitamente altri vescovi e sacerdoti, così che estendendosi la Chiesa e moltiplicandosi i fedeli si potesse moltiplicare anche i suoi ministri e non venisse mai meno attraverso i secoli quella sacra gerarchia che è la missione di governare la Chiesa e di santificare le anime. Come ne sarebbe possibile una società senza governanti e senza ministri, così non sarebbe possibile la Chiesa senza vescovi e senza sacerdoti. Essa crollerebbe necessariamente, verrebbe a mancare il primo fondamento su cui si appoggia. Ed è appunto questo il motivo per cui tutti coloro che odiano la religione di Gesù Cristo e la sua Chiesa e lavorano incessantemente a distruggerla, il primo passo che fanno in quest'opera satanica è impedire con tutti i mezzi possibili che si formino dei sacerdoti. O si formino bene, sapendo benissimo che se riuscissero a spegnere il sacerdozio vedrebbero distrutta la Chiesa, tolta di mezzo la religione di Cristo, spento ogni memoria di Lui, della sua legge e ogni impronta dei suoi sacramenti. Adesso vediamo l'istituzione divina. Infatti ricordiamo che prima c'è stato l'attacco appunto ai sacerdoti, no? Purtroppo dagli anni 70 in poi, insomma, è stato un crollo. Un padre claretiano mi ha fatto una statistica dal Concilio Vaticano II in poi, in 40 anni dopo, quanti le defezioni, insomma, sia dei sacerdoti che dei religiosi. Erano circa 600.000 sacerdoti, circa 440.000 suore, quindi tantissimo, disastro proprio. E poi su Lucia di Fatima diceva che l'ultimo attacco sarà la famiglia, quindi prima l'attacco ai sacerdoti finché non formino le famiglie sia il punto di riferimento, l'ultimo attacco poi è contro la famiglia, come stiamo vedendo purtroppo. Comunque diciamo, affidiamo il cuore immacolato di Maria che alla fine trionferà e poi verrà il regno di Cristo. Ma come quando Gesù Cristo istituì il sacramento dell'ordine sacro? Ed esso proprio di istituzione divina? L'istituzione divina dell'ordine sacro ci è insegnata dalla Chiesa, che la definì specialmente nel Concilio di Trento. Ci è confermata tutta la tradizione cristiana nei padri, nelle liturgie, nella pratica costante tutti i secoli e ci viene rivelata chiaramente dalla Sacra Scrittura. Difatti abbiamo nel Vangelo che Gesù Cristo diede agli apostoli quegli stessi poteri che gli aveva ricevuto dal Padre, con l'ordine di trasferirli ad altri sino alla fine del mondo, allo scopo di formare, santificare e reggere i fedeli. Nell'ultima cena, prima di cominciare la sua passione, aveva restituito il divin sacramento dell'Eucaristia, trasmise agli apostoli l'autorità di consacrare il suo corpo e il suo sangue con quelle parole: fate questo in memoria di me. E dopo la sua resurrezione, comparso a loro nel cenacolo stesso, li investì del potere supremo di predicare al mondo il suo Vangelo, di amministrare i sacramenti, di rimettere i peccati, dicendo: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Andate, istruite tutte le genti, battezzando in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e chi voi li riterrete saranno ritenuti. E dal Vangelo e da altri libri sacri del Nuovo Testamento sappiamo che gli apostoli esercitavano realmente questa autorità ricevuta dal loro Maestro Divino e le comunicavano poi ad altri mediante l'imposizione delle mani, con la quale intendevano partecipare gli eletti anche la grazia dello Spirito Santo, come scrive San Paolo Timoteo, vescovo di Efeso: ti rammento di ravvivare la grazia di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mani. Fu appunto in quelle circostanze che Gesù Cristo istituì il sacramento dell'ordine sacro, trasfondendo negli apostoli gli stessi poteri che gli aveva ricevuto il suo Padre Celeste. E fuori dubbio dunque che anche questo sacramento fu istituito da Gesù Cristo. Ci sono i protestanti che negano la divina istituzione dell'ordine sacro, dicono che il sacerdozio non essere che una semplice deputazione, ossia un incarico revocabile quando si voglia.
Il popolo, per mezzo dei suoi rappresentanti, sceglie, e si dicono, nella cristianità alcuni individui che crede più atti, li deputa agli uffici religiosi, ma gli eletti sono uguali ai loro correligionari, possono cessare di essere ministri e rientrare nei fili dei semplici fedeli, ma questa è un'eresia. Il potere sacerdotale viene da Dio ed è un vero potere, limitato da alcuni che ne portano il carattere per sempre, anche le mani consacrate. Tante volte, no? Durante esorcismi in cose particolari, la mano consacrata al sacerdote non è la stessa mano di un laico, e il diavolo la sente bene quando la appoggi sulla testa, in altre parti del corpo, no? Sulla schiena, sente. Una volta uno appoggiava qua una ragazza e li bruciava. Si vede nella pratica, non a tutti è permesso celebrare la Santa Messa, confessare, predicare nelle chiese, eccetera, ma solamente quelli che Gesù Cristo chiama sacerdozio e che ricevono la sacra ordinazione. Come nella parte civile, non tutti quelli che sono capaci di redigere un istrumento, un testamento, possono redigerli validamente, ma ci vuole un notaio legalmente costituito. Così è dei sacerdoti. La Chiesa li separa, ecco, sacro significa separato, li separa dalla folla, li prepara con anni di studio e di preghiera e poi li ordina, li consacra, li legalizza davanti al cielo e alla terra, al ministero apostolico, li costituisce ministri, rappresentanti, ambasciatori del Redentore Divino, conferendo ad essi precisamente l'ordine sacro. Quali sono gli effetti che produce allora questo sacramento? Sono principalmente tre. Il carattere, la potestà e la grazia. Il primo effetto è di imprimere nell'anima un marchio spirituale indelebile, che noi diciamo carattere, il quale fa che un tal sacramento, come il battesimo e la cresima, si possa ricevere anche una sola volta. Questo carattere costituisce costituisce il sacerdote ministro di Dio. Lo distingue, lo separa dalla massa del popolo, lo pone, dice l'autore agli Lettere agli Ebrei, in una classe a parte. Scelta tra gli uomini a vantaggio degli uomini, costituite ministeri ed uffici divini diretti sempre a Dio. Lettera ai Ebrei, capitolo 5. Chi lo ha ricevuto quindi non può ritirarsi, non può più cancellare dall'anima sua e diventando anche uno spergiuro, un apostata, resta sempre quello che è un investito, cioè della dignità sacerdotale, sacerdos in eternum. Tant'è vero, se anche un sacerdote, diciamo, spretato, si spora, eccetera, eccetera, capita un incidente, capita una situazione grave, particolare, lui può dare la soluzione valida, cioè un morimondo eccetera, lui si trova lì, può dare la soluzione valida, vedete la Chiesa quanto è grande, no? Perché il carattere rimane per sempre, poi c'è la giurisdizione, io posso confessare con la giurisdizione che mi dà la Chiesa, dove essere legato un vescovo, no? O se no l'istituto come il nostro diritto pontificio direttamente al Papa. Allora, comunque devo avere, quando sono a diocesi, devo avere comunque il permesso di confessare dal vescovo, dell'ordinario del luogo, si dice, no? Allora, in situazioni gravi, ecco che la Chiesa è sempre madre, sono gravi, uno che anche in situazione appunto che per il pericolo di morte può assolvere validamente. Hanno fatto anche un film negli anni 50, Lo Spretato, De Froquet, molto bello. Insomma. E si vede anche come sto qua, anche la consacrazione, può anche consacrare fuori la Santa Messa sacerdote se mette l'intenzione, fa scomunicato all'istante. Si dice late sentenze, però ecco, il carattere sacerdotale rimane per sempre, questo significa. Il secondo effetto di questo sacramento è conferire potestà di esercitare le sacre funzioni ad esclusione di tutti gli altri. Notiamo quello che abbiamo menzionato prima. Anche nella società civile vi sono certe funzioni che non si possono esercitare indistintamente da tutti, ma solo da quelli che sono investiti dalla pubblica autorità. Così per esempio non si possono rogare legalmente le scritture, gli strumenti eccetera, sono dei pubblici notai riconosciuti ed approvati, qualunque altro volesse farlo farebbe un atto di nessun valore e anche magari perseguibile legalmente. Ora, quella facoltà che altri ricevono in ordine alle cose temporali mediante una deputazione puramente esteriore, i sacerdoti ricevono riguardo alle cose spirituali mediante il sacramento dell'ordine ed è la potestà di amministrare i sacramenti, di offrire divin sacrificio, di annunziare il Vangelo, di istruire e governare i fedeli. Qualunque altro quindi che si ingerisse in questi ministeri propri del sacerdote e pretendesse di esercitarli senza avere ordine sacro, lo farebbe inutilmente, nella massima parte invalidamente. Certo, uno può battezzare, perché lo posso fare tutti, versi l'acqua, dice la formula, abbiamo detto no, solo che lo fa in maniera illecita. Però non può consacrare ovviamente,
non può benedire, non può assolvere. Ecco. Però, se la potestà ricevuta nel sacramento basta per esercitare validamente le funzioni del sacro ministro, non basta per esercitarle degnamente e santamente. Ok, ho la facoltà, ma devo esercitarle anche degnamente e santamente. Cioè, per questo una grazia particolare che le faccia adempiere bene religiosamente, proficuamente, per sé e per gli altri. E questa grazia è appunto il terzo ultimo effetto del sacramento che sempre si ottiene qualora non vi si ponga impedimento, la cosiddetta grazia di Stato. Perché vi è questa differenza tra il potere e la grazia? Il potere unitamente al carattere si riceve da tutti, anche dagli indegni, e quindi è valida l'ordinazione fatta da un vescovo indegno, è valido un sacramento amministrato da un sacerdote indegno, ma la grazia si riceve soltanto da quelli che si accostano al sacramento con le debite disposizioni. E queste disposizioni specialmente lo stato di grazia, perché l'ordine sacro è pure un sacramento dei vivi destinato ad accrescere la grazia, non già a conferirla. E poi la vocazione di Dio debitamente provata e conosciuta, senza la quale non è lecito entrare in uno stato così santo e pieno di doveri gravissimi, perché sono necessari dei doni speciali del Signore. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Vedete perciò quanto sia grande anche questo sacramento istituito da Gesù Cristo al bene della sua Chiesa e alla salute delle anime, e vedete pure quanto sia grande la dignità di cui è rivestito chi lo possiede. A vederlo, il sacerdote è un uomo come gli altri, ma in lui vi è un potere, una dignità che lo rendono rappresentante di Dio sulla terra e lo autorizzano a dire con l'Apostolo: noi siamo fatti spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini, prima lettera ai Corinzi. E per verità gli angeli, i santi, i dotti, i grandi della terra non possono e non potranno mai consacrare il pane e il vino della messa, perdonare i peccati, neppure fare un po' di acqua benedetta. I soli sacerdoti hanno questo potere. Ecco che cos'è il sacramento dell'ordine. Ringraziamo pertanto il Signore che ha provveduto così bene e abbondantemente alla salute delle anime nostre, creando nella sua Chiesa sacerdozio cristiano, e concepiamo di esso, di chi ne ha insignito, la più alta stima e la più profonda venerazione. Facciamo anzi di più, preghiamo in Dio che si degni di mandare sempre la sua Chiesa dei sacerdoti buoni, santi, zelanti, che lavorino efficacemente alla salute delle anime. Ecco, questo è lo scopo per cui è istituito il digiuno una volta con la preghiera delle quattro tempore, appunto per ottenere la benedizione di Dio sull'ordinazione dei suoi ministri, che si teneva in tali circostanze. La Chiesa sa che i sacerdoti devono essere la luce del mondo e il sale della terra, conosce quali influenze i suoi ministri possono esercitare sulla salute e la rovina dei popoli, e quindi non si accontenta in quel tempo di pregare la stessa, ma invita tutti i fedeli a unirsi a lei per impetrare da Dio che illumini e santifichi i novelli leviti che la vuole innalzare a tale sublime dignità. Secondiamo qui lo spirito della Chiesa, coopereremo anche noi al bene delle anime e alla salute del mondo. Ecco, ora vediamo necessità. Come dal cuore si trasfonde tutte le parti del corpo di spiriti vitali che le vivificano e loro comunicano il calore, il moto e la vita, così pure nella Chiesa deve esservi il sacerdozio da cui si trasmettono ai fedeli gli spiriti vitali della grazia, dei sacramenti e tutti gli altri beni spirituali. San Cirillo. Come nel corpo umano ci sono nel capo gli occhi che vedendo dirigono i piedi, in modo che tutto il corpo non vada a urtare o inciampare nei sassi o cadere nei precipizi, così nel corpo morale della Chiesa vi devono essere i sacerdoti che, illuminati da Dio e istruiti nelle verità rivelate e nelle discipline dogmatiche e morali, conducano il popolo nella via della rettitudine e della virtù e non lo lasciano inciampare nel peccato e precipitare nel vizio e nella dannazione eterna. Sant'Isidoro. Come nello Stato per il mantenimento dell'ordine pubblico, per l'amministrazione della giustizia, è necessario che vi siano degli uomini, ministri, giudici, magistrati, che in nome per autorità del capo della nazione disempegnano gli affari pubblici, così nella Chiesa, che è il regno di Dio sulla terra, la società più perfetta che esista, vi devono essere delle persone sacre, le quali in nome per autorità di Dio ammestino o reggono i fedeli, amministrano i sacramenti, offrono il sacrificio e in generale compiono tutte le altre funzioni ecclesiastiche. Queste persone sacre sono i vescovi, i sacerdoti e gli altri ministri inferiori. Sublime dignità.
Se il re concedesse a un suddito privilegio l'autorità limitata di mettere in carcere o di liberarne chi egli giudica opportuno, un tale privilegio certo costituirebbe questo suddito in grande dignità in confronto agli altri. Ebbene, un tale privilegio, una tale autorità da Dio concessa a tutti i sacerdoti, ai quali col potere delle chiavi gli dà facoltà di chiudere e di aprire le porte del cielo. Guardate San Pietro, date le chiavi, no? Per cui essi sono tanto più grandi e mirabili quanto il cielo più desiderabile della terra e quanto i vincoli della colpa che stringono lo spirito sono più penosi del vincolo del corpo. San Giovanni Crisostomo. Il sacerdozio, secondo il grazioso pensiero di Sant'Efrem, è nella Chiesa come un volo d'aquile che lasciano la terra e salgono audacemente verso Dio. Nei potenti loro artigli portano le cose sacre dell'umanità e le depongono ai piedi del trono della maestà divina. Di là portano sulla terra le cose sacre di Dio per santificare le anime che vorranno avvicinarsi ai tremendi misteri dei quali sono i dispensatori. Il rispetto di un grande. Nella vita di García Moreno, presidente della Repubblica dell'Ecuador, si legge che un povero frate carmelitano di passaggio per Quito lo andò a visitare. Col cappello in mano, il religioso aveva un contegno così umile, così impacciato, che il Moreno si affrettò a dirgli cortesemente: «Ma, reverendo padre, tenga il cappello, la prego!» «Oh, le pare? Un povero religioso non deve tenere il cappello in capo davanti al presidente della Repubblica!» padre mio!» rispose il Moreno vivamente. Che cosa è mai un presidente di Repubblica in confronto a un ministro del Signore? Ed aveva ragione se si considera che cos'è il sacramento dell'ordine di cui sono insigniti i sacri ministri. Morto il concetto di santità, García Moreno. Fino alla morte. Il 3 gennaio 1862, un uomo di cattivo aspetto si fermò alla sera dopo le ore 7 davanti alle canoniche di Saint-Arson, villaggio spedute nelle montagne dell'Alta Loira in Francia. Si seppe dopo che si chiamava Pietro Maillet, ma era sconosciuto presbitero di Saint-Arson. Batté e la vecchia fantesca del curato comparve sulla soglia di casa. Il signor curato dice: «È di là, che volete? Presto i sacramenti! Il mastro Martin di Rognat ha ricevuto una ferita un animale, è moribondo!» L'abate Rive, curato di Saint-Arson, comparve la sua volta. «Vengo subito!» gli disse. E tosto diedi piglio alla borsa che conteneva gli oli santi. Sotto la sottana mise anche la cotta, s'avvolse in un lungo mantello e partì. «Certo!» disse la vecchia servente. «Il signor curato lo tornerà questa notte, nevica troppo!» L'uomo interruppe: «Si procurerà di apprestare un letto al signor curato a Rognat». E tutti e due disparvero nella notte. L'indomani mattina, una mezza lega circa dal borgo, in montuoso sentiero che serpeggia sopra precipizi, alcuni contadini trovarono il cadavere del curato di Saint-Arson. Era steso attraverso la strada, con la testa insanguinata, coperta da orribili ferite. L'infelice prete doveva essere stato colpito di dietro e accoppato con un martello. L'orologio dell'abate Rive, la sua tabaccheria, il vaso d'argento conteneva gli oli santi, erano spariti. Alcuni giorni dopo, Pietro Maillet, essendo stato arrestato, quegli oggetti gli furono trovati addosso. Si constatò che era l'autore del sacrilego omicidio e fu condannato a morte. Quel disgraziato era ripieno di odio antireligioso, che una stampa empia e un governo settario non cessavano di diffondere. Per trovare simili misfatti non occorre cercarli in tempi ormai remoti. Nell'epilogo sanguinoso dell'ultima guerra, terra emiliana, nel cosiddetto triangolo della morte, ben 52 sacerdoti furono barbaramente assassinati e puro odio religioso, che beato Rolando Rivi, giovane seminarista. E una buona metà furono tratti in insidia col pretesto dell'urgenza di ministrare i sacramenti a qualche moribondo. Sempre così il sacerdote, creato Gesù Cristo suo ministro, compie la missione affidata e gli accosto di ogni pericolo fino alla morte. Ora chiediamo, ecco, davvero alla Madonna di pregare sempre che la Chiesa possa essere santi sacerdoti per davvero guidare il popolo di Dio verso il porto eterno. Quindi preghiamo, San Pio diceva, no, invece di criticarli, pregate per loro. Certamente ci sono tanti cattivi esempi, purtroppo, però invece di criticare, eccetera, pregate per loro, che lo Spirito Santo, pregate per noi, possa illuminarci, convertirci e far sì che quella grazia di Stato che abbiamo ricevuto possa rifiorire, possa espandersi e così questa grazia noi possiamo donarla a voi. Così sia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Su di fibra e dica la Vergine Maria, nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen Maria.